Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Tre linee di azioni, ovvero da dove e come la Regione Toscana ripianerà il segno meno nel bilancio della sanità, segno meno che ammonta a 500 milioni di euro. 67 milioni destinati ad altri settori e dirottati sulla sanità, con una variazione di bilancio da approvare a breve. E poi ancora 83 milioni di euro per la costruzione della tranvia di Bagno a Ripoli, che comunque non era pronta. 200 milioni in risparmi fatti dalle ASL da agosto ad oggi. Ed infine un rimborso dallo Stato centrale di 150 milioni, stato che, se tutto andrà come da programma, erogherà alle regioni un totale di 2,5 miliardi di euro. E questo è il piano della giunta guidata dalla presidente Giani per sistemare i conti in rosso della sanità toscana durante la fase più acuta della pandemia da Covid-19. Allora, intanto noi dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso, è quello del 2020, e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Questo, diciamo, è il primo elemento che dobbiamo ricordarci sempre, un elemento non scontato, perché il 2020 già aveva risentito di un'impennata forte dei costi per fronteggiare la pandemia, e la Regione Toscana, diciamo, con una molteplicità di interventi che hanno mobilitato anche risorse dal bilancio regionale e con l'ottenimento di più di 80 milioni per ristorare i costi Covid del 2020, ha chiuso, diciamo, il bilancio 2020, diciamo, in perfetto equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie, dall'altra la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria, e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta, e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè a quanto ammonta esattamente il buco e come si intenda rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto e di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data, e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa,
e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini, perché dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato non possono sicuramente affrontare una nuova crisi della sanità, ma neanche un aumento delle tasse e delle richieste nei loro confronti. Ma io ho voluto dare atto che, al di là di quello che può essere la dialettica fra maggioranza e opposizione, in realtà è stato un confronto utile, perché dà sempre degli stimoli, e ho richiamato l'opposizione alla consapevolezza che i dati della sanità toscana e dell'impegno contro il Covid sono davvero qualcosa di molto importante e che ha riscontrato aspetti positivi. In primo luogo siamo la prima regione per vaccinazione, secondo la Fondazione Gimbe i dati di oggi ci portano ad essere con l'82,4% la regione in cui si è vaccinato di più. Infatti i nostri 3 milioni e circa 30.000 vaccinati sono un numero consistente rispetto ai 3.668.000 abitanti. I dati del contagio sono quelli che sappiamo, una media di 2.000 contagiati la settimana, lo vediamo anche dai primi due giorni di questa settimana, 204 ieri, 190 oggi, una media che 2.000 alla settimana rispetto alla settimana identica dell'anno scorso in cui eravamo a 16.000, ci si rende conto quanto attraverso la vaccinazione si sta facendo contro il Covid-19. È evidente che ci sono maggiori costi, perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere, creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito di vaccinare e di curare. Noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la Regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione. Alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della Regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza, questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco, con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Una comunicazione che assolutamente non ci può che rendere insoddisfatti, perché è una autoproclamazione di qualcosa che in realtà non sembra funzionare, così come viene detto dall'assessore Bezzini nella comunicazione che ci ha appena fatto. Ora vedremo anche la replica del presidente Gianni, ma chiaramente in una situazione in cui c'è questo buco di bilancio, se non lo vogliamo chiamare buco chiamiamolo disavanzo, se non lo vogliamo chiamare disavanzo chiamiamolo correttamente squilibrio di esercizio, se vogliamo fare tecnici e fare un tecnicismo, però sempre di questo si tratta, cioè di una mancanza di fondi per la sanità toscana che all'inizio di novembre ci lascia molti preoccupati per la chiusura dell'anno.
non tutti i soldi che mancano arriveranno allo Stato, quindi sicuramente ci sarà un intervento da parte della Regione che chiaramente oggi non ci viene detto come, quale, perché, quando sarà fatto questo intervento di bilancio. Una situazione attuale in cui i cittadini per fare una visita devono attendere liste d'attesa lunghissime e molto spesso rinunciare e affidarsi a privati. Una situazione attuale che vede sindacati dei medici, degli infermieri protestare, perché chiaramente anche sulla situazione dei dipendenti, degli operatori sanitari, dei medici, anche delle assunzioni, delle nuove assunzioni, non possiamo paragonarle ovviamente allo scorso anno, ma dobbiamo andare un po' più a ritroso e capire che cosa è successo negli ultimi 3-4 anni per capire quanta necessità di medici, nuovi infermieri e nuovi operatori sanitari sono necessari nella nostra sanità toscana. La nostra posizione è che non è vero che è soltanto conseguenza della pandemia. In realtà la Corte dei Conti nella propria relazione annuale aveva già avvisato che conti non tornavano, scusate il bisticcio di parole, che non c'era programmazione in ambito sanitario, che i bilanci erano illeggibili. Addirittura il bilancio di previsione 2021 dell'ASL Toscana Centro viene approvato dalla Giunta regionale soltanto ad agosto e con il parere contrario del collegio sindacale, che era stato pronunciato 5 mesi prima, una cosa che dovrebbe far saltare in piedi sulla sedia. È vero invece che la sanità sconta una politicizzazione che va avanti da decenni, ha avuto costi enormi. Insomma, in Toscana un primariato, se si era di sinistra e ben introdotti, non si è negato a nessuno in questi anni, proprio perché la sanità era terreno di conquista elettorale, terreno di conquista di consenso elettorale, e queste sono le conseguenze. Il raddoppio dei primariati, il raddoppio dei centri di specializzazione, sono tutte questioni che poi si pagano e si scontano, come le scontreremo in questi giorni. Anche se non verranno alzate le tasse, e noi ancora non ne siamo certi, purtroppo, comunque verranno tagliati i servizi, è evidente, per coprire questo buco che è causato dalle scelte folli, dalle scelte mancate, dalle scelte politiche sbagliate di questi anni, e la giunta attuale ne è responsabile per la continuità con le amministrazioni precedenti. Ma da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante. Crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi... Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito. Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto, proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria ma è anche una questione economica. Per questo, da un lato, daremo la mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Regione Toscana, il Consiglio regionale.